Dunque oggi vogliamo risolvere un esercizio di stechiometria che è molto classico, ovvero il calcolo della massa di qualche cosa che è coinvolto in una reazione chimica, conoscendo la massa di qualche cos'altro. Allora, questo esercizio qua che ho messo qua è preso da una verifica del liceo scientifico, ma è uguale a quello che si può fare in qualsiasi altra scuola. Allora dice, la soda per il bucato, carbonato di sodio Na2CO3, si produce industrialmente con il cosiddetto metodo Solvay, facendo reagire cloruro di sodio e carbonato di calcio. Okay. La serie esatta di tutti i passaggi è parecchio complessa, quindi a noi non ci interessa, ma la reazione complessiva riassunta è la seguente, e c'è la reazione. Allora, 2NaCl più CaCO3 freccia Na2CO3 più CaCl2. Okay, questa è una reazione. Reazione chimica, qui sono i reagenti, questo, freccia, i prodotti, questo e questo. Si calcoli quanto carbonato di calcio, CaCO3, quindi questo è il carbonato di calcio, okay? Questo è il carbonato di sodio, scritto qua, questo è il carbonato di calcio, questo è il carbonato di sodio, e quanto cloruro di sodio, questo, in massa, deve avere a disposizione un'azienda che volesse produrre 10 tonnellate, 1,000 per 10 a 4 kg di soda, ok? Allora, noi intanto scriviamoci la reazione e vediamo come dobbiamo fare per risolvere un problema di questo tipo. Scriviamo, trascrivo la reazione, 2 NaCl, questo è il cloruro di sodio, che okay, è scritto qua, più il carbonato di calcio, questo è il calcare praticamente, CaCO3, il calcare stesso che c'è nel rubinetto del bagno, CaCO3, freccia, poi c'è il carbonato di sodio, Na2CO3, CO3. E CaCl2 che non lo dice, ma è il cloruro di calcio, che noi di fatto, siccome non lo dobbiamo calcolare, non ci interessa niente. Okay? Ovviamente deve essere scritto perché la reazione lo produce e gli atomi non possono sparire e comparire da un lato o dall'altro della reazione, ma insomma, a noi non servirà mai. Allora, vediamo di analizzare quali sono i dati che ci dà questo problema. Ci dice, l'unico numero che ci dice è che questa azienda, okay, vuole produrre 10 tonnellate, e qua scrive 10 tonnellate in questa maniera qui, di soda. Allora, che dato è 10 tonnellate? Cioè a che grandezza si riferisce? 10 tonnellate è una misura di massa, okay? È una misura di quanto pesa la soda che questa azienda vuole produrre. Peserà 10 tonnellate. Una misura di massa misurata, una misura di massa per l'appunto che si può misurare con una bilancia, ok? Allora, sarà la massa del carbonato di sodio, questo qui. Allora, noi adesso queste formule qui hanno dei nomi molto lunghi e io, per andare meglio a spiegarvele, li abbrevierò con dei simboli, va bene? Allora, questo qui lo chiamiamo S, soda, ok? Questo lo chiamiamo C, come chiamiamolo CC, va là, carbonato di calcio, e questo lo chiamiamo, possiamo chiamare, non so, CS, come cloruro di sodio, va bene? E questo lo chiamiamo, guarda, beh, no, va bene così. Chiamiamo questo S, questo CCS, la soda, il nostro prodotto, quello che ci interessa, questo non ci interessa niente, questo è il carbonato di calcio, lo chiamiamo CC, e questo lo chiamiamo CS, come cloruro di sodio. È solo una simbologia che mi sono inventato per andare meglio a scrivere i simboli. Allora, il dato unico che abbiamo è la massa di questo carbonato di sodio. Naturalmente, se voi dovete fare esercizi di questo tipo, non è che sia necessario fare inventarsi una simbologia così, però può essere utile, ok? Allora, la massa può essere utile per comodità vostra. Allora, la massa della soda la possiamo indicare così, ms. I simboli delle grandezze sono arbitrari, uno si può inventare un po' quello che vuole, però basta essere chiari. Allora, la massa della soda, c'è scritta qui, ok? Massa della soda è 1,000000 per 10 alla 4 kg, ok? Questa è la massa della soda. Che cosa vogliamo conoscere noi da questo problema? Allora, vogliamo calcolare, conoscere, si calcoli, quanto carbonato di calcio e quanto cloruro di sodio in massa sono serviti per questo. In altre parole, l'azienda vuole produrre questo, quanto gliene serve di questo e quanto gliene serve di questo? Cioè, quando devono fare l'ordine per produrre 10 tonnellate di soda, quanto dei due ingredienti
devono ordinare, ordineranno un tot chili o tot tonnellate, che ordineranno una certa massa. Allora, quello che noi vogliamo conoscere è la massa del cloruro di sodio, NaCl, che abbiamo deciso di chiamarla MCS, solo per nostra praticità. Avrei anche potuto scrivere allo stesso modo MNaCl, così, solo che non finiamo più, va bene? È un po' più... Allora, scriviamo MCS, semplicemente, per far prima. Okay. Massa del cloruro di sodio, quindi è una delle nostre incognite, le cose che vogliamo conoscere, e l'altra cosa che vogliamo conoscere è la massa del cloruro di calcio. Massa del cloruro di calcio è l'altra cosa che vogliamo sapere, d'accordo? Allora, come facciamo per arrivare a capire, a ottenere questi risultati? Per ottenere questi risultati si deve ragionare un pochino su che cosa accade. Cosa accade durante questa reazione chimica? Allora, per essere il più chiaro e il più esplicito possibile, farò un disegno proprio di che cosa rappresenta questa formula qui, okay? Non questa formula, questa reazione qui, questo insieme di simboli qui, che cosa rappresenta, ok? Allora, per noi, d'accordo, per andare bene a farlo noi, disegnerò dei pallini colorati che rappresentano i diversi atomi. Allora, seguendo le solite convenzioni, va bene, l'atomo di carbonio lo rappresenterò in nero. State pazienza, guardate, ve lo scrivo qua. L'atomo di carbonio in nero, l'atomo di ossigeno in rosso, okay? Questi sono i soliti colori convenzionali, okay? E poi l'atomo di cloro in verde, okay? E poi gli altri due atomi, siccome non hanno dei colori standard, va bene. Disegnerò, mettiamo il sodio in blu, va bene, sodio in blu e scusate, il calcio in giallo. Bene, disegniamo così. Andiamo a vedere che cosa succede in questa reazione. Allora, 2NaCl, questa scrittura qui, 2NaCl, ok, significa due molecole di cloruro di sodio, due di queste. Il 2 grande davanti significa che ce ne sono due molecole, due particelle separate. Allora, abbiamo detto che il sodio lo rappresentiamo in blu e il cloro lo rappresentiamo in verde. Allora dobbiamo immaginare che 2NaCl significa una cosa così. Questo è uno, okay, e questo è l'altro. Eccoli qua. Una e due, due particelle così fatte, separate, ok? Una, questa a sinistra, due, quest'altra. CaCO3 invece, allora, quando non c'è scritto un numero, si dà per scontato qui che sia 1, non si scrive mai 1, si dà per sempre per scontato che sia 1 quando non c'è scritto niente, quindi c'è una sola molecola di CaCO3, una sola molecola di CC, di carbonato di calcio, l'abbiamo chiamato. Quindi abbiamo un atomo di calcio, ok? Un atomo di carbonio nero, classico colore del carbonio, e tre atomi di ossigeno, ok? 1, 2, 3 sono legati tra di loro in questa molecola, unica molecola di carbonato di calcio, con un atomo di calcio, un atomo di carbonio e tre atomi di ossigeno. Io adesso qui sto disegnando gli atomi tutti delle stesse dimensioni, ovviamente sapete che non hanno tutte le stesse dimensioni, sono collegati nelle maniere più diverse, ma noi a questo momento, in questo tipo di esercizio, non ci interessa. Allora, questi atomi si ricombineranno, si riorganizzeranno tra di loro, a partire da questa situazione, che è quella dei reagenti, a ottenere una situazione diversa tra i prodotti. Okay? Allora, otterremo una molecola di soda, Na2CO3, e una molecola di CaCl2, una molecola di cloruro di calcio. Allora, disegniamole come sono scritte qui. Okay? La molecola di carbonato di sodio, okay? Con due atomi di sodio, un atomo di carbonio, tre atomi di ossigeno, d'accordo? 1, 2 e 3, e questo è la soda, è il nostro prodotto, e poi gli altri atomi che avanzano si riorganizzano in questa maniera che adesso al momento a noi non ci interessa particolarmente. Allora, a proposito, noi abbiamo studiato le sostanze molecolari e le sostanze ioniche. Badate che queste sono tutte sostanze ioniche, quindi quando io vi dico esiste questa molecola, questa, questa e questa, non è vero, ma non importa in questo caso particolare, a noi non interessa, okay, di sapere come sono fatte dal punto di vista microscopico, ci va benone così.
si va benone di pensare che siano tutte molecole. Allora qui ci sono due molecole, ok? Due, scritto qua. Qua c'è una molecola, scritto qua. Cioè, non è scritto, ma è sottointeso. Qua c'è una molecola, qua, e una molecola, ok? Due molecole di questo, una molecola di questo, una di questo, una di questo. Questa formula ci dice che per ciascuna molecola, attenzione che questo è il passaggio cruciale, per ciascuna molecola di carbonato di sodio, cioè di soda, per ciascuno di quello che noi conosciamo di questo che si forma, si consumano una molecola di questi, di carbonato di calcio, e due molecole di questo. Ripeto, per ciascuna di questo che noi otteniamo, ne abbiamo consumata una di questa e due di questa, perché la trasformazione è da questa situazione qui, che c'è quella che c'è prima, a questa situazione qui, che è quella che c'è dopo la reazione. Quindi per ognuno di questo ne devono entrare due di queste e una di questo. Ok? Benissimo. Allora, se noi moltiplicassimo questa cosa che abbiamo appena detto per un numero qualsiasi di volte, il discorso rimarrebbe uguale, cioè io potrei allo stesso modo dire che ogni 1000 di questi, ok, ogni 1000 di questi, ne ho consumati 1000 di questi e 2000 di questi, perché questi saranno sempre il doppio. Siamo d'accordo? Saranno sempre numero doppio, è inevitabile, perché la formula è questa, la reazione che ci interessa è questa. Quando abbiamo un tot di numero di questi, il numero di questi sarà sempre il doppio e il numero di questi sarà invece naturalmente sempre uguale. Allora, ripeto, ogni 1000 di questi, 1000 di questi, 2000 di questi. Ogni miliardo di questi, 1 miliardo di questi, 2 miliardi di questi. Ebbene, adesso allora passiamo a un numero più grosso ancora. Ogni numero di Avogadro di questi, ne consumiamo numero di Avogadro di questi e 2 numero di Avogadro di questi. Numero di Avogadro è un numero. Noi abbiamo studiato da dove salta fuori, ma è un numero di fatto, è 6,022 per 10 alla 23, è un numero molto grande, però è un numero, d'accordo? È semplicemente un numero, quindi se io ne prendo questo numero qua di questi, questo sarà lo stesso e questo sarà il doppio di così, ok? Allora noi abbiamo definito anche la grandezza della mole, una mole. Una mole è di fatto, come dire, numero di Avogadro robe, numero di Avogadro cose, numero di Avogadro particelle se vogliamo, ok? Per essere un po' più pignoli. Allora, numero di Avogadro particelle è una mole. Allora, abbiamo appena detto che numero di Avogadro di questi, numero di Avogadro di questi, 2 numero di Avogadro di questi, è come dire una mole di questi. Si otterrà facendo reagire una mole di questi e due moli di questi. Okay? Tutto questo ragionamento lunghissimo che adesso noi abbiamo fatto ce lo potevamo tranquillamente risparmiare perché è scritto. Vedete, qui è scritto 1, è sottinteso 1, qui è scritto 1 perché è sottinteso 1 e qua è scritto 2. E qua sarebbe di nuovo 1, naturalmente. Okay? Tutto questo ragionamento molto difficile con i pallini, con il numero di Avogadro, abbiamo ripassato che cos'è la mole, ma di fatto è scritto già nella formula 2 di questi ogni uno di questi, ok? Uno di questi ogni uno di questi, uno di questi ogni uno di questi, uno di questi ogni due di questi. Le proporzioni sono fissate nella formula. Questa è una formula molto semplice, a volte potrebbe essere più complicato, per esempio, che ne so, qui potrebbe essere 3. E qui potrebbe essere, che ne so, 7, vabbè, allora vorrebbe dire 7 di questi ogni 3 di questi, e lì si devono fare un po' di proporzioni un po' più raffinate, ma il discorso non cambia, è sempre lo stesso criterio, ok? Una mole, due moli, se qua fosse 3 e qua fosse 7, qua sarebbe 3 moli ogni 7 moli, ok? Non cambierebbe niente, sarebbe solo più complicato, sarebbe solo un conto un po' più lungo, ok? Allora adesso la domanda che uno si deve fare è, noi conosciamo, che dato conosciamo? Conosciamo la massa di questo, ok? La massa, quanto pesa questo? Per andare avanti con l'esercizio, noi dobbiamo sapere non quanto pesa questo, ma quante moli di questo abbiamo. Perché quando abbiamo capito quante moli di questo abbiamo, è facile dire
Questo sarà lo stesso numero di moli, cioè la stessa quantità, per usare la parola giusta, ok? E questo sarà una quantità doppia. Quantità vuol dire quante moli in chimica, ricordatevelo, ok? Quantità di sostanza. Allora, la quantità della soda, del carbonato di sodio, quello che cerchiamo, è uguale alla quantità del carbonato di calcio ed è la metà della quantità del cloruro di sodio. È scritto qui, ok? Per una mole. Una mole, due moli, quindi la quantità di questo sarà sempre uguale alla quantità di questo e metà della quantità di questo, ossia il cloruro di sodio sarà il doppio di questo, tanto per dire in quantità, ok? La quantità di sostanza, o il numero di moli anche, impropriamente detto, ok? Quantità. Allora, come faccio io a sapere quant'è la quantità di soda, di carbonato di sodio che c'è in questa massa qui? La formula è la seguente, è sempre la stessa formula, ok? La formula generale è N uguale M fratto M grande, ok? Allora la applichiamo e poi ne spieghiamo tutti quanti questi simboli che cosa significano uno per uno, ma la scriviamo applicata a questa particolare sostanza. Allora NS uguale M piccolo S fratto M grande S. Allora, questi numeri qui che abbiamo, okay, n piccolo è la quantità di sostanza, di una certa sostanza. Questa è una grandezza che si misura in moli, ok? Moli. Quindi è quante moli, okay? È quello che cerchiamo, quante moli. M è facile, è la massa, ok? È la massa. La massa in chimica si misura in grammi. L'unità di misura del sistema internazionale è il chilogrammo, ma in chimica noi per usanza la misuriamo sempre in grammi. M grande è il concetto che non avevo ancora detto, è la massa molare. La massa molare. La massa molare significa quanto pesa una mole di quella sostanza. Quanto pesa una mole di quella sostanza? Una mole di quella sostanza. Ok? Sostanza e si misura in grammi fratto mole. Grammi fratto mole vuol dire grammi ogni mole, vuol dire che se io ho non so, qualche cosa che pesa 25 grammi fratto mole, mi invento, significa che ogni mole sono 25 grammi, ok? Quindi quanto pesa una mole di questa sostanza? 25 grammi, sono 25 grammi per ogni mole. Andiamo a vedere meglio che cos'è questo concetto di massa molare e come si calcola, va bene? Il concetto di massa molare è collegato, intanto vi faccio un'altra pagina, molto strettamente al concetto di massa atomica con simbolo Ma e di massa molecolare con simbolo M grande, M grande, ok? Massa atomica, tutte cose che abbiamo fatto, atomica. E massa molecolare. Massa molecolare. Queste due grandezze si trovano tramite la tavola periodica e sono proprietà rispettivamente di un atomo e di una molecola. Tanto aspettiamo che si carichi, ok? La massa atomica è, attenzione, quanto pesa un atomo. Quanto pesa un atomo rispetto a un atomo di idrogeno? Quanto pesa un atomo? Pesa un atomo rispetto all'idrogeno, rispetto a un atomo di idrogeno 1, a dire la verità. Idrogeno 1 vuol dire idrogeno con solo un protone e basta. La massa molecolare è la somma della massa degli atomi, somma delle masse atomiche in una certa sostanza atomica, degli atomi di una certa sostanza, dai, siamo proprio pignoli, ok? Degli atomi di una sostanza, facciamo un esempio, ok? Allora noi vogliamo calcolare poi, vedete, ms, la massa molare, ok? Della soda. Allora la soda ha questa formula, NA2CO3, ok? NA2 CO3, ok?
Questo significa che è composta di due atomi di sodio, questo è sodio, okay? Un atomo di carbonio e tre atomi di ossigeno. Okay? Abbiamo fatto il disegno. Eccolo qua, questa è la soda, un atomo, due atomi di sodio, un atomo di carbonio e tre atomi di ossigeno. Allora andiamo a vedere quanto pesano questi atomi. Per sapere questo dobbiamo vedere nella tavola periodica. Questa è la tavola periodica, uno va in cerca, ok? E nella tavola periodica sono scritte le masse di tutti gli atomi. In questa nostra tavola periodica è subito sotto il nome. Allora vedete che l'atomo di sodio ha una massa atomica di 23, di fatto, ok? 22,99, 23. 23 cosa? 23 volte più di un atomo di idrogeno. Allora la massa di un atomo di idrogeno è stata chiamata un'unità di massa atomica, quindi la massa molecolare di S, ok? Questa l'abbiamo chiamata S, vi ricordate? È pari a la massa atomica di un atomo di sodio, 23 unità di massa atomica, più la massa atomica dell'altro atomo di sodio, 23 unità di massa atomica, più la massa atomica dell'atomo di carbonio. Andiamo a vedere quanto pesa un atomo di carbonio. Uno deve cercarselo nella tavola periodica, ma noi siamo bravi, sappiamo che è qua. E qua è la sua massa atomica, vedete scritto, è 12. Allora la massa è 12, 12 volte più di un atomo di idrogeno, cioè 12 unità di massa atomica. Okay? Più 12 unità di massa atomica. E l'ossigeno? L'ossigeno si trova qui vicino, la sua massa è di fatto è 16, vedete 15,999. Allora 16 per 3 però, ok? Allora qui ho scritto 23 più 23, adesso facciamo prima, scriviamo 3 per 16, ok? E otterrò la massa di una molecola, di questo, cioè di un solo pallino, uno solo di questi. Allora adesso basta con la calcolatrice, cioè la calcolatrice, facciamo la somma 23 più 23 più 23 più 12, ok? Più, aperta parentesi, 3 per 16, chiusa parentesi, uguale, e viene fuori 120, 129, ok? 129 unità di massa atomica. Che cosa significa? Significa che una molecola di soda pesa 129 volte più di un atomo di idrogeno 1, ok? Di conseguenza, per via della definizione della mole e del numero di Avogadro, se io voglio sapere quanto pesa una mole di questo, non devo fare altro che cancellare unità di massa atomica e scrivere grammi, di fatto. Quindi se io so che una molecola di questo pesa 129 unità di massa atomica, il numero di Avogadro di queste particelle qua peseranno 129 grammi. Ok, numero di Avogadro, altrimenti detto una mole. Questa sarà la massa di una mole di soda, ok? 129 grammi. Discende direttamente dalla massa molecolare. 129 grammi, questo significa che ogni mole di soda sono 129 grammi. In altre parole, la massa molare della soda è 129 grammi su mole, cioè ogni mole 129 grammi, come se io dico 30 km all'ora, ok? Chilometri frattora, vuol dire ogni ora 30 km, ogni mole 129 grammi, ok? Questa proprietà qui di avere la massa molare di 129 grammi fratto mole, attenzione, è una proprietà fissa di questa sostanza, cioè ogni sostanza ha naturalmente la sua massa molare e quella massa molare è sempre quella, è una proprietà di quella sostanza che dipende solo dalla sua formula. Quando voi sapete la formula di una sostanza, sapete sempre già la sua massa molare, basta fare il conto tramite la tavola periodica. Il fatto che sia una proprietà fissa vuol dire che se io volessi, voi in una verifica non lo potete fare, ma se io volessi potrei anche andare in cerca su internet di qual è la massa molare di una sostanza. Facciamo la prova, cerchiamo, non ho provato, apro adesso per la prima volta, okay? E cerchiamo la massa molare del carbonato di sodio. Massa molare
carbonato di sodio, vediamo cosa succede. Se lo troviamo, 105,106 praticamente. Ok, 106, 106. E perché no, non mi è venuto fuori 106? Andiamo bene. Ho sbagliato il calcolo. Probabile. Allora, 23 più 23 più 12 più 16 più 16 più 16, 106. E perché mi è venuto 129? Boh, 106. Ho sbagliato il calcolo qua, eh. Non so come ho fatto. 106 unità di massa atomica, 106, 106, cancellate tutto, era 106. Io sono esperto a sbagliare i conti, ma tutti sbagliano. Okay. 106. 106. 106, tutti sbagliano e io soprattutto. Allora, comunque sia, il punto è. C'è scritto massa molare 106 grammi fratto mole. Qui c'è scritto su Wikipedia, ok? Non è che chi ha scritto Wikipedia sa che esercizio state facendo. È una cosa fissa, è come la sua densità, come la sua formula, come la sua temperatura di ebollizione, ok? O fusione, va bene? Sono cose caratteristiche di quella sostanza lì che sono sempre quelle, sempre uguali. Stiamo andando pianissimo, ok? Pianissimo, pianissimo, come vi avevo promesso. Allora, la massa la conosciamo, è questa, ok? La massa molare l'abbiamo calcolata, è 106 grammi fratto mole. Possiamo calcolare la quantità, cioè quante moli sono in 10 tonnellate. Ok? Allora, uguale. Qui c'è un problemino. Noi qui avremo 106 grammi fratto mole. Ok? Questi scherzetti non li faccio io a voi, ma qui è dello scientifico, sì. Abbiamo la massa in chili, è 1 per 10 alla 4 kg, va bene? Noi lo vogliamo in grammi, d'accordo? Allora non è difficile, 10 tonnellate, va bene? Una tonnellata sono 1000 kg, questo significa 10.000 kg, ok? E un chilo sono 1000 grammi, quindi 10.000 kg per altre 1000 volte sono 10 milioni di grammi, ok? 10 milioni di grammi. Questo qui l'abbiamo solo convertito, ok? 10 milioni di grammi. Io non credo che vi metterò da fare queste cose che dovrebbero essere elementari, ma insomma, tanto per la cronaca l'abbiamo visto, ok? Allora vediamo subito quanto fa. Allora, grammi e grammi si semplifica perché stiamo facendo grammi fratto mole, ok? Allora fare grammi fratto mole è come fare grammi per moli fratto grammo. Grammo e grammo va via e resta il risultato in moli, che è la giusta unità di misura, ok? Moli, ok? La giusta unità di misura della quantità. Quindi stiamo facendo bene. Per la cronaca. Allora, 10 milioni diviso 106, sperando di non sbagliare il conto anche stavolta, perché sennò non so che fine facciamo e non so perché lo sto riscrivendo, ok? Scriviamo nella calcolatrice 10. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sì, speriamo che sia giusto. 10 milioni diviso 106 viene fuori 94.365 diciamo 94.300. Ok? Facciamo 94.340. Per motivi che so io, ma per pignoleria mi piace così, moli, ok? Questa è la quantità di soda. Vuol dire che 10 milioni di grammi, cioè 10 tonnellate, sono 94.340 moli, ok? Abbiamo calcolato, sono 94.340 moli, d'accordo? Allora, per il ragionamento che abbiamo visto prima, se una mole di questo corrisponde a una mole di questo, cioè deriva da una mole di questo, allora 94.340 moli di questo verranno da 94.340 moli di questo. E il doppio
2 per 94.340 moli di questo. Allora io adesso automaticamente, siccome è scritto qua, la proporzione giusta è scritta, è questa, ok? È questa, 2, 1, 1. Io automaticamente conosco anche la quantità di carbonato di calcio e di cloruro di sodio, automaticamente è questa, ok? Allora possiamo scriverla subito e calcolarla immediatamente. La quantità di carbonato di calcio sarà la stessa. Sarà sempre 94.340 moli. Ok? La quantità di cloruro di sodio invece è il doppio, perché ogni mole di questa ce ne sono due di questa, perché ogni molecola di questa ce ne sono due di questa. Quindi 94.340 per 2 sarà la massa del cloruro di sodio, sarà 2 per la massa della soda, cioè sarà questo per 2 fa 188.000 680 moli. Sono le moli di cloruro di sodio che occorrono, le moli di sale che occorrono, d'accordo? Allora adesso noi sappiamo la quantità di questo e la quantità di questo, cioè quante moli di questo e quante moli di questo ci occorrono per produrre 94.340 moli di questo, che sarebbero praticamente 10 tonnellate. Adesso, per capire la massa di questo e di questo, dobbiamo fare il processo inverso a quello che abbiamo visto fino adesso. Normalmente negli esercizi si chiede sempre di calcolare la massa di qualche cosa, non si chiede quasi mai di calcolare la quantità, perché per un motivo molto pratico, perché la massa è facile da misurare, si misura con la bilancia, la quantità è impossibile da misurare, ok? Non esiste uno strumento capace di misurare la quantità, non esiste uno strumento capace di misurare, di contare numero di Avogadro particelle, non esiste un contatomi, ok, che vi dice quante moli c'è. Quindi la quantità è una cosa che è necessaria per riuscire ad arrivare al risultato, ma dal punto di vista pratico è impossibile da misurare. Okay? Quindi a noi ci interesserà sempre la massa. Allora io adesso voglio sapere la massa del carbonato di calcio e la massa del cloruro di sodio. Allora io questa la posso sapere, la posso ricavare se so quanto pesa una mole di ciascuno di questi, perché io adesso ho capito quante mole di questo mi servono, ok? Quante mole di questo mi servono? Me ne servono 94.340. Quante mole di questo mi servono? Me ne servono 188.680. Allora se io so quanto pesa una mole di questo e quanto pesa una mole di questo, ne posso ricavare quanta massa di questo e quanta massa di questo mi serve. Allora, la procedura è la stessa di prima, ok? Dobbiamo calcolare la massa molare di ciascuna di queste due sostanze. Allora lo facciamo, ok? Calcoliamo la massa molare di ciascuna di queste due sostanze con lo stesso sistema di prima. Allora abbiamo NaCl, che è il cloruro di sodio, e poi abbiamo CaCO3, che è il carbonato. È il carbonato, questo abbiamo chiamato CS, questo abbiamo chiamato CC, è il carbonato di calcio. Allora, la massa molare del cloruro di sodio, CC, CS, pardon, sarà pari alla massa atomica del sodio più la massa atomica del cloro, e invece che scrivere unità di massa atomica scriviamo grammi fratto mole. Allora basta andare in cerca di questi due atomi nella tavola periodica. Il sodio è qua, è 23, l'avevamo visto già prima, il cloro invece è qua, è 35,4. Allora facciamo 23 più 35,5, già facciamo, ok, più corretto, e ci fa 23 più 35,5 fa 58,5 grammi fratto mole. Ok? Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che una molecola di questo, facendo finta che sia fatta di molecole, pesa come 58 atomi di idrogeno. Ok? Ripeto, questa è una cosa fissa che riguarda il sale. Io, se vado su internet e cerco
massa molare cloruro di sodio, lo troviamo subito. Cerchiamo, va bene, cloruro di sodio e viene fuori 58,44. Bene. Boh. Adesso nell'altro caso facciamo il contrario, tanto per dire che non mi sto imbrogliando. Massa molare del carbonato di calcio. Carbonato di calcio e vediamo 100, giusto? Poco più di 100, ok? Allora noi sappiamo già che è 100, però adesso lo facciamo. Sappiamo già che viene fuori 100, ma lo facciamo. Allora cerchiamo il calcio nella tavola periodica, ok? Il calcio è qua, 40, ok? Ora scriviamo 40. Poi c'è il carbonio. Ci possiamo ricordare che è 12, però andiamo in cerca. Eccolo qua, 12, se uno non ci credesse, 12 è scritto qua. 40 più 12 più la massa dell'ossigeno è sempre 16, ok? È qua, 16. E di questi atomi di ossigeno ce ne sono 3, ok? Quindi più 3 per 16. Facciamo il calcolo con la calcolatrice e viene fuori 100, se mi auguro. 40 più 12 più, aperta parentesi, 3 per 16, chiusa parentesi, uguale 100. Che la mia calcolatrice dice 1 per 10 da 2, ma insomma è 100. 100 cosa? 100 grammi fratto mole. 100 grammi fratto mole, come è scritto qua? Grammi fratto mole. Vuol dire che ogni mole di carbonato di calcio pesa 100 grammi, sono 100 grammi. Ok? Questa è la massa molare del carbonato di calcio. Allora, adesso noi conosciamo la quantità di questi, ok? L'abbiamo trovata, una è questa, l'altra è questa. Conosciamo la massa molare, possiamo usare questa formula qui per calcolare la massa. Allora, come si deve fare? La formula è così: n uguale m piccolo fratto m grande. Per ricavare m piccolo, cioè la massa, cioè quello che vogliamo, moltiplichiamo a destra e a sinistra per m grande. Qua va via, va bene, e otteniamo che m piccolo è uguale n per m grande. Questi ce l'abbiamo, questo ce l'abbiamo, troviamo m. Allora, la massa, per esempio, del carbonato di calcio sarà pari alla quantità del carbonato di calcio moltiplicato per la massa molare del carbonato di calcio che abbiamo appena trovato, cioè sarà pari a 94.340 moli. 340 moli per 100 grammi fratto mole, che è quello che abbiamo appena trovato. Okay? Notate che questa è la massa molare del carbonato di calcio. Ogni sostanza c'è la sua, non fate confusione. Uguale, basterà moltiplicare questo per 100, va bene? Che in altre parole vuol dire che dobbiamo aggiungere due zeri. In questo caso è facile, riesco a farlo anche io a mente. 3, 4, 0 e aggiungiamo altri due zeri, ok? E otteniamo questo risultato. 9 milioni e 434 mila grammi, perché mole, mole, va via, ok? Allora, 9 milioni e 430 mila grammi, 434 mila grammi è una grandezza un po' antipatica, va bene? Speriamo che... Ho fatto giusto. Se io aggiungo due zeri, 4 0, uno 0 due zeri, mi pare di sì. Ok? Calcoliamo adesso la massa del cloruro di sodio, ok? Sarà la quantità di cloruro di sodio che è 188.680 moli, l'abbiamo trovato prima, è il doppio, giustamente, vedete, due di questi, ognuna di questi. Allora scriviamo 188.680 moli, moltiplicato per la sua massa molare che avevamo trovato 58, 58 grammi fratto mole. Moli e moli va via, ok? E otteniamo 18860 per 58 fa 1,8
numero molto grande. 1, 0, 9, 4, 3, 4, 4, 0. Fa 10 milioni 943.440 grammi, ok? Troppe cifre qua significative, ma allora adesso questi due numeri sono già il nostro risultato, ok? Questo è il risultato, è la massa del carbonato di calcio e la massa del cloruro di sodio. Queste due masse sono un po' difficili da confrontare, okay, con i nostri dati. Allora, per comodità le convertiamo in tonnellate. Allora, sappiamo che 1.000 tonnellate sono 1 kg e 1 milione di tonnellate, sono, 1 milione, scusate, 1.000 grammi sono 1 kg e 1.000 kg sono 1 tonnellata, ok? Allora vuol dire che saranno circa, tanto per capirci, 9,43 tonnellate di carbonato di calcio e circa 10,94 tonnellate di cloruro di sodio, ok? E ci vogliono 10, quasi 11 tonnellate di sale e quasi 10 tonnellate di carbonato di calcio per produrre 10 tonnellate di soda. E voi direte, se uno è un po' furbo, ma questo e questo è di più di questo, ed è vero, è di più, ed è normale che sia di più, perché ricordatevi che c'è un altro prodotto, okay, che noi non abbiamo calcolato. Quindi è normale che questo più la massa di questo più la massa di questo sia maggiore della massa di questo, perché c'è anche questo, ok? Se noi facciamo la somma e tiriamo via questo, otteniamo la massa di questo. Fatto l'esercizio, pianissimo, in modo di una lentezza nauseante, spero che sia chiaro, okay? Per fare questo, uno che è un po' bravo ci mette 2-3 minuti, ok? È sempre la stessa cosa, quindi cercate di rivedere questa spiegazione. Perdonate lo sbaglio di calcolo, ma è inevitabile, se i calcoli li faccio io da solo e basta. Va bene?